Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi siamo nella magnifica Rocca Malatestiana di Fano, dove tra qualche minuto inizierà il meeting su Ruggero Ruggeri e Pirandello, la sua terza edizione. E ovviamente per chi non conoscesse, Ruggero Ruggeri ha avuto i suoi natali proprio a Fano e questo rapporto meraviglioso durato nel tempo con Pirandello. Andiamo a scoprire quali sono le novità di questa terza edizione, seguiteci! Terza edizione di questo importante meeting Pirandello Ruggeri, direttore. Abbiamo costruito un progetto che in effetti ha la forza della gioventù e questo ci permette di crederci fino in fondo al rapporto che vede in questa edizione ancora di più rafforzato quello che è il mondo Ruggeri-Pirandello. Proprio in questa considerazione Fano tenta di rivitalizzare da una parte e anche di rivivere quello che è il senso del teatro di Ruggeri e di Pirandello, perché le due cose vanno insieme in quanto il grande Nobel ha scritto per Ruggero Ruggeri i testi fondamentali, quelli che sono considerati nella storia del teatro, a partire dai suoi personaggi in cerca d'autore, dall'Enrico IV. Ecco, Enrico IV è il centro proprio di questo meeting che questa mattina alla Rocca Malatestiana ha visto l'incontro di performer, l'incontro di videoartisti, l'incontro di attori, l'incontro di chi vive sostanzialmente quello che è il senso dell'arte, cinema, teatro, arti figurative e soprattutto quello che è la produzione vista con gli occhi delle nuove generazioni, perché in questa circostanza abbiamo tentato di rappresentare quello che è il senso del festival, cioè il rapporto follia e pazzia. È difficile distinguere le due cose, uno dal punto di vista della malattia psichiatrica, dall'altro invece è qualcosa che riguarda la società, quello che viene considerato il folle, il creativo. In effetti Pirandello ci dà alcune soluzioni ma anche dei punti interrogativi ed è questa la bellezza di un meeting che cerca sempre di più di trovare attraverso le fonti storiche quelle che sono le rigenerazioni. Allora l'Enrico IV che ha ben indicato in un progetto filmico che è storico, quello del 1984, Marco Bellocchio, noi abbiamo individuato in quell'opera la possibilità di comprendere qual è appunto il rapporto tra follia e non follia, ma soprattutto realtà e finzione, due elementi che giocano nel campo del teatro in maniera straordinaria. E allora i giovani che vedono tutte queste produzioni che appunto il festival ha fatto fin dal 1922 con la grande azione di dare la possibilità ai giovani di emergere nel campo della recitazione, quindi under 30, a giovani che oggi sono qui ritornati alla Rocca Malatestiana con la possibilità di pensare che un domani ci sia un'altra tappa, così come lo è stato l'anno scorso quando hanno messo in scena dopo il concorso L'uomo dal fiore in bocca, ma non era L'uomo dal fiore in bocca e basta, era L'uomo dal fiore in bocca con l'interpretazione della donna, quindi ancora di più qui si mettono in gioco non solo gli attori ma anche i drammaturghi, ma la bellezza appunto di questa operazione è il fatto che dà la possibilità anche agli artisti di intervenire sul piano pittorico, sul piano performativo. È per questo che diamo spazio a questa iniziativa e coloro che hanno portato avanti questo progetto, in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio, la BCC di Fano, il Comune di Fano, la Regione Marche e l'Accademia delle Belle Arti di Urbino, penso che abbiano avuto la soddisfazione di vedere che è vivo, che non solo guarda alla matrice storica del Novecento, ma soprattutto è formalmente individuata una meta, quella di dare la possibilità ai giovani di avere una potenziale produzione di teatro proprio qui a Fano, dove appunto è nato Ruggero Ruggeri, l'attore ideale di Pirandello. Abbiamo già qualche idea per il meeting dell'anno prossimo?
sicuramente c'è l'aspettativa di trovare sempre di più l'energia viva all'interno del festival, quindi una seconda edizione del premio Under 30, dove appunto ci sarà la possibilità di giovani di partecipare con monologhi, e poi in particolar modo, se avremo l'energia per farlo, di mettere in scena insieme ai grandi protagonisti, Arianna Ninchi, Carlo Simoni e poi anche attori che qui si sono visti come, diciamo così, attori di una generazione di mezzo, Giuseppe Esposito, oppure pensiamo anche alla grande potenzialità che ha Fano qui in questo territorio, insieme a loro dare la possibilità al gruppo di quelli che hanno vinto il primo Ruggeri nel 22 e quelli che lo vinceranno prossimamente, di interpretare parti all'interno di questo spettacolo, che è una sorta di prova dei sei personaggi di Cerca d'Autore, proprio perché il concetto di laboratorio ci permette di comprendere che da lì nasce una interpretazione, che è appunto il segno vincente della diciamo così, visione dell'opera di Pirandello, l'interpretazione di un testo. Valentina, siamo dietro le tue opere meravigliose e Ruggero, Ruggeri e Pirandello avevano una predilizione per queste figure un po' sui generis, un po' folli. Anche la tua arte, giusto? Sì, esatto. Anche la mia arte, perché è ispirata ad un'indagine di tipo psicanalitico e infatti la scelta del mio soggetto è proprio il volatile, quindi come l'emblema diciamo dell'arte divinatoria, dell'arte di aprire, di guardare dentro, di osservare le viscere per trarre divinazioni, previsioni, ma anche proprio come indagine della propria interiorità, quindi scoprire i potenziali nascosti e anche forse le parti più caotiche dell'essere umano, della psiche umana. Perché il caos che cos'è per Valentina? Beh, il caos fondamentalmente è la base della vita, e senza il caos primordiale, o se vogliamo citare Freud per esempio, l'urda primordiale, non ci sarebbe poi tutto quello che è lo sviluppo dell'essere. Quindi è fondamentale proprio aprire uno squarcio, guardare dentro, vedere il proprio caos, elaborarlo e poi appunto elaborare e diciamo compiere un viaggio, una metamorfosi verso quella che è poi un processo di individuazione, di metamorfosi, di realizzazione del sé. E il mio lavoro è un po' questo, quindi fare questa indagine, questo scavare dentro la psiche e vedere un po' quello che c'è dentro. Un po' come nel teatro. Un po' come nel teatro, sì, esatto. Dove c'è appunto uno sfondo, ci sono delle situazioni che si muovono, che cambiano, che performano, e sì, esatto. E la giornata per me non è altro che una tormentosa tensione, perché io non so assolutamente che fare di me. Dove cacciare la testa? Quale direzione dare alle mie idee, sempre in causa della controvolontà. Sento parlare di felicità domestica, di compiacenza dell'animo, di soddisfazioni, di amor proprio, di affetto reciproco fra le persone. Ma io non posso provare nulla di tutto ciò. Bene, anche quest'anno la sua presenza in questo meraviglioso contesto che è la Rocca Malatestiana è in omaggio a uno dei più grandi interpreti del teatro italiano, Ruggero Ruggeri, con questo combinato disposto insieme a Pirandello. Sì, noi partecipiamo a questa proposta fin dalla sua origine, fin dal suo inizio, e anche perché il teatro è parte integrante della proposta educativa di una scuola, è una grande occasione di liberazione, di energie, di creatività dei giovani a cui noi crediamo molto. Pirandello è oggetto dei nostri studi, Ruggeri è interprete di Pirandello, quindi ci sono tutte le condizioni per prendere parte a questa opportunità per noi. Poi quest'anno noi vi parteciperemo con una specificità particolare, perché non saremo direttamente sul solco pirandelliano e ruggeriano, ma presenteremo una performance classica o classicista, nel senso che presenteremo qui
un estratto di un lavoro che i nostri ragazzi hanno prodotto e presentato a Siracusa qualche giorno fa al Festival del Teatro Antico di Siracusa dalle Eumenidi di Eschilo. Noi siamo un liceo artistico, un liceo di scienze umane, un linguistico classico. I nostri studenti del liceo artistico hanno prodotto le scenografie, hanno curato i testi insieme ai nostri studenti del liceo classico. Quindi presenteremo questo come contributo specifico quest'anno. Anche se sono passati tantissimi anni dalla morte di Ruggero Ruggeri, però è ancora vivido il suo ricordo e come a volte sentire anche la sua voce un po' affannosa, ma qual è il segreto di questa persistenza di questo personaggio? È il segreto della persistenza del classico. Il classico non è attuale, il classico è permanente. E dunque Ruggeri, che è interprete del classico, non solo Pirandello ma D'Annunzio, anche autori antichi che ha interpretato, rende plastica, anche con la vivacità della sua voce del tutto caratteristica, rende plastica la permanenza, che non è attualità ma è permanenza. L'attualità scade domani, la permanenza no. E anche questa predilizione da parte di Ruggero Ruggeri e Pirandello delle figure folli e un po' sui generis. Ma nessuno di noi è normale, ciascuno di noi è come dire, sul crinale tra la normalità e la follia. Essere consapevoli di questa scivolosità del nostro essere è quanto mai salutare. Era un gran divertimento di corse per bambini e bambine come me. Come me. Conclusione di questa cerimonia del contatto. Ponevamo sul tavolo mazzi di fiori e insieme a quelli sassolini, cocci e pietrucce, piccoli toni che rinnovellavano attraverso le tracce del passato la continuità per i giorni a venire. Oggi la sua presenza qui, degna di testimonianza come la Fondazione è vicina al territorio a questi eventi e per dare omaggio a un grande interprete come Ruggero Ruggeri. Sì, è vero, infatti è proprio la presenza fisica, credo, che dia la prova tangibile che la Fondazione è vicino a progetti di questo tipo. È il terzo anno che noi sosteniamo Ruggero Ruggeri e Pirandello, peraltro una compiata vincente, sono altro nei miei ricordi da ragazzo, quando tutti mi dicevano che era fanese la voce del Padre Eterno che parlava a Don Camillo, voglio dire, quindi per ricordare proprio delle piccolissime cose a cui ogni fanese tiene. Il sostegno alla Fondazione in maniera economica, tra l'altro visto che l'intervista avviene alla fine dello spettacolo, rispetto al professor Giommi che l'ha visto all'inizio, devo dire che sono rimasto veramente commosso, anche perché mi ha richiamato Dino Campana, le poesie, Intervalla in Sani, insomma, giusto, ho detto prima che io non sono un commercialista, io sono uno storico dell'arte, quindi le mie indicazioni. Per tornare a noi, ovviamente, il sostegno che la Fondazione, del cui consiglio io faccio parte, a queste iniziative lo darà sicuramente sempre. Caro amico, mi affretto a rispondere alla sua lettera del 19, di cui la ringrazio con tutto il cuore. Le dissi a Roma l'ultima volta che pensavo a qualcosa per lei. Oggi abbiamo sentito diverse voci, la voce di nasale ancora percepibile di Ruggero Ruggeri, la voce di Pirandello e anche la voce di Arianna Ninchi. Sì, buongiorno, sono veramente felice di essere qua con voi oggi, è una bellissima occasione, dicevo prima anche rara, perché grazie a una serie di fattori favorevoli siamo riusciti a fare ricerca con giovani talentuosi e io amo stare con chi è più giovane di me e avere alle spalle i maestri. Veramente mi sembra che ci siano un sacco di elementi che ci hanno favorito. Spero che il pubblico sia stato felice. Oggi era una piccola resa, però appunto abbiamo in progetto di tornare a lavorare tutti insieme in autunno. Oggi il leitmotiv di questa giornata è dedicato a Enrico IV, quest'opera meravigliosa che ti abbiamo sentito leggere con encomio sul palco. E
questo rapporto osmotico di una riconoscenza di sé nell'altro tra Pirandello e Ruggeri, l'hai avvertita? Beh, guarda, quelle sono le meraviglie della vita, quando succedono questi incontri tra artisti che riconoscono nell'altro qualcosa di sé, cioè c'è un magnetismo, no? che unisce queste figure, veramente si giunge all'arte con la A maiuscola. E questa cosa succede oggi? È rarissimo, guarda, io mi sforzo sempre di lavorare in gruppo, non amo stare da sola, però ecco, degli incontri così di riconoscersi nell'altro sono una cosa proprio rara. Penso ad Ave Ninchi, che nella sua vita ha avuto Aldo Fabrizi. La gente era convinta fossero marito e moglie anche nella vita, perché spessissimo hanno rappresentato una coppia al cinema, ma la loro era una amicizia reale. Ave fino alla fine lo chiamava, erano vicini di casa. Io sono marchigiana di origine, mio padre è di Pesaro. Sento molto le mie radici e sono veramente contenta ogni volta che torno. Ed è un regalo, non è scontato, per me non do mai niente per scontato, quindi essere qui a Fano in questo progetto è stato proprio un regalo della vita, e nasce da Monica Pucillo, che è stata mia compagna all'università, e anche lì vedi quanto i legami, le amicizie fanno poi la differenza. E noi la sentiamo questa energia ogni volta che ci vieni a trovare. Grazie buon lavoro e a presto a Fano. A presto. Grazie a tutte e a tutti. Grazie. Grazie. Professore, oggi in questa meravigliosa cornice che abbraccia queste due figure meravigliose, voglio fare una osservazione con lei. E sembra che il modo di scrivere di Pirandello abbia trovato un combinato disposto con la messa in scena del dramma di Ruggero Ruggeri. La relazione tra Pirandello e Ruggeri si concretizza nella follia. Ruggeri era molto vicino a Pirandello, conosceva la situazione personale, la malattia della moglie e l'internamento nel 1919, e il dramma o la tragedia dell'Enrico IV rappresenta una follia, la follia del personaggio che non si sente più se stesso e è cambiato, e Ruggeri riesce a cogliere quell'intensità e quella sofferenza di Pirandello, che poi trasforma nel testo teatrale facendolo diventare parola scenica. L'esperienza di questa giornata cosa ci vuole raccontare? Che è una giornata molto interessante, e è necessario storicizzare ancora di più la figura di Ruggero Ruggeri, e Pugliani è una figura importante per portare avanti un lavoro di ricerca che in questi anni si sta compiendo, e non sono molte le occasioni negli ultimi anni di conoscere prospettive nuove del teatro e figure importanti come Ruggeri. Sembra che proprio Ruggero Ruggeri fosse la personificazione proprio di tutte le opere di Pirandello, perché portava la sua naturalezza, la sua personalità, è come se fosse veramente un combinato disposto. Ora, ci sono diversi studi su questo, mentre lei ha posto l'accento su una questione importante. Dell'Enrico IV lo sappiamo, e quindi lo stesso Pirandello lo racconta, ma recentemente anche nei sei personaggi, credo che sia l'opera più importante di Pirandello, perché rivoluziona il teatro moderno. Nelle lettere che abbiamo prima ascoltato, lette da Arianna Ninchi, viene fuori questo desiderio pirandelliano. Non intendo i contenuti, perché il testo nasce dalla trasformazione di alcune novelle, ma la parte recitativa è stata probabilmente pensata per Ruggero Ruggeri, l'intonazione, la forma, lo stile, la riflessione e altro, insomma, nel testo. Questa freschezza ancora che si portava dietro nonostante la sua età. Sì, e infine Terra d'età riesce ad entrare, a penetrare il personaggio pirandelliano. Grazie professore per il suo studio, che continua a dare sempre un apporto al nostro festival su Pirandello Ruggeri. A lei e a voi, grazie. I pugni in tasca. L'uomo dal fiore in bocca, la balia. Ma allora con Pirandello c'è un continuo incontro? Beh, sì, prima perché
mi ha molto, è stato uno dei miei autori di riferimento, tardivo, perché ha una complessità, una profondità Pirandello, per cui avevo un relativo interesse nella prima giovinezza cinematografica, però poi dopo questo interesse è cresciuto progressivamente. Enrico IV, La Baglia, Pirandello è come un filosofo, è qualcuno che riflette da grande artista e filosofo. In questo senso ricordo, mi sono trovato più di una volta con il linguaggio di Pirandello per fare un film su Enrico IV, mi sono trovato in difficoltà. In che senso? Ho capito che avrei dovuto essere più infedele rispetto al linguaggio di Pirandello, proprio perché in fondo la finezza letteraria, l'uso di certe parole è un po' difficile da combinare con l'immagine cinematografica. E arriviamo all'Enrico IV, sì, come diciamo nostro emblematico riferimento teatrale, visto che è stato proprio dedicato da Pirandello a Ruggero Ruggeri. Quindi di fatto Ruggero Ruggeri si è identificato a livello mondiale con questo, sì, testo, e quindi chi lo rappresenta magari molto spesso come attore, sì, fa riferimento a lui o lo dimentica, sì, come ha fatto Marcello Mastroianni, sì, ma questo grazie alla regia, perché in effetti l'interpretazione sua è stata veramente quella di togliere la teatralità, sì, al testo. Sì, sì. Il testo resta un testo di teatro, nel senso, non perché, non solo perché è rappresentato a teatro, ma nel senso che c'è un protagonista che finge che è attore di un personaggio che non è, cioè fa finta di essere Enrico IV. Ma è chiaro, noi Marcello Mastroianni l'abbiamo messo anche nelle condizioni, un ambiente peraltro vero, ma un finto gotico di un castello finto, e poi Marcello Mastroianni aveva quella straordinaria capacità dei grandissimi attori di cinema proprio di parlare recitando. Allora, ci troviamo di fronte a sicuramente uno dei più importanti registi del Novecento, ma nel 2000, 2023, rapito, e quindi dopo 23 anni dal 2000, ancora Marco Bellocchio ci dà veramente la gioia di vedere un grande cinema. Grazie. Grazie. Si è appena conclusa la prima parte di questa giornata dedicata al meeting Pirandello-Ruggeri nella bellissima cornice della Rocca Malatestiana. Tanti interventi, tanti performance e tante attività presentate intorno a questa coppia osmotica Pirandello-Ruggeri. E per lasciarvi vorrei leggervi una cosa che è dedicata a Ruggero Ruggeri. Una vita per il teatro. Non visse d'altro, non fece altro, non desiderò altro. Calcò le scene fino all'ultimo, in tournée fino ad oltre 80 anni. Logoro nel fisico, ma non nella voglia di essere teatro. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Fano TV. Un ringraziamento, a presto.